Bentornati a tutti gli amici di ChinaDisc.it. Oggi voglio farvi vedere velocissimamente come installare la Global MIUI 10 Developer, quindi sviluppatore, su Redmi Note 5 in modo del tutto immediato e semplice, in pochi passaggi e senza sbloccare il bootloader. Subito dopo la sigla. È una cosa facilissima che molti di voi sapranno già fare, perché tanti anche sui gruppi nostri che ci seguono e che vedono i nostri video sono più smanettoni di noi e ne sanno una più del diavolo, quindi sicuramente saprete già come si fa. Però per chi non dovesse saperlo, o comunque soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, credo che sia molto utile far vedere e informare come si fa a fare un aggiornamento di questo tipo, perché anche noi all'inizio abbiamo dovuto imparare, come tutti. Prima cosa da fare: andate su questo link, che poi metteremo in descrizione, io l'ho salvato qua nel mio cloud. Andate in questo link e poi potete andare anche sul sito ufficiale, dove qui trovate tutte le ROM ufficiali. Io l'ho scaricata da qua, xiaomifirmware.com. andate a cercare la versione, ovviamente questa ROM dev MIUI 10 si può installare senza lo sblocco del bootloader soltanto se avete già la global stabile, ad esempio se dovete passare dalla 9 alla 10 sviluppatore. Ecco, in questo caso potete seguire questa procedura. Se invece avete già una ROM cina, dovete per forza sbloccare, perché non potete passare da una ROM cina a una ROM global senza sbloccare. Qua c'è anche una guida, tra l'altro, però io vi faccio vedere quella che non necessita di sblocco. Allora, dovete andare sulla versione developer, che è questa, che è la 8.2.26, la scaricate, poi ve la ritroverete sul file manager. Io l'ho salvata sulla microSD esterna ed è qui. Non dovete fare nulla, una volta che l'avete scaricata dovete andare semplicemente nel info di sistema, aggiornamento di sistema. Io l'ho già installata, quindi vi faccio vedere solo come si fa. Qui dove ci sono i tre puntini, cliccate su scegli il pacchetto d'aggiornamento, selezionate la microSD, andate a cercare la vostra MIUI Global Dev Official, mi raccomando 10 ovviamente, che è la 8.7.26, cliccate su ok e poi installate. Procedete all'installazione. Ovviamente questa procedura cosa provoca? Se avevate già la Global Stabile 9 con già tutti i vostri dati, prima dovrete fare un backup, e vi faccio vedere come fare un backup completo in locale senza perdita di dati. Dovete andare su menu, poi andate su impostazioni aggiuntive, backup, backup locali, digitate la vostra password, poi create un backup. Vedete che io ce n'ho già uno che avevo fatto subito prima di scaricare e installare la MIUI 10. Cliccate su backup e vi salverà tutto su una cartella, in una cartella che si chiama MIUI. Quella cartella poi la potrete dalla memoria interna spostare tranquillamente nella microSD o su una chiavetta OTG o sul PC, come vi pare. Poi quando avete installato la ROM potete ripristinarla esattamente da questo menu che vi ho appena fatto vedere. Ripristinerà tutto quanto tranne le app che non sono compatibili, ve lo dirà in fase di backup. Quindi prima di fare il backup, ad esempio WhatsApp, salvate la cronologia. Telegram non serve perché è già tutto sincronizzato. Per quanto riguarda la MIUI 10, guardate il menu come è cambiato, i toggle tra l'altro si è aggiornata ulteriormente oggi con una nuova versione, siamo alla 8.8.9 e è di una fluidità incredibile rispetto alla precedente, quindi già la 9 era ottima, questa la preferisco ancora di più. La batteria si dovrà assestare per qualche giorno, quindi i primi giorni consumerà un po' di più, ma poi si andrà ad assestare e arriverà a consumare come la 9. Il menu è così adesso, cioè è simile a prima, le funzionalità sono le medesime, le stesse. Cambiano le app in background, che sono messe su una fila di due, a due, sfalsate. Per andare a interagire con le app in background basta cliccare su una di queste, poi lucchettarle se le voglio bloccare in background, oppure liberarle cliccando di nuovo sul mio lucchetto, oppure vado nelle impostazioni dell'applicazione da qui direttamente senza entrare nel menu e app, per dare tutti i permessi, settare le notifiche, il LED e tutto quanto, o anche se voglio bloccarlo o chiuderla forzatamente. Poi qua c'è anche la possibilità di attuare il doppio schermo scegliendo un'altra app di queste.
clicco, vedete, ne clicco due e poi scelgo quale porzione di schermo vedere e posso usarne due contemporaneamente. Questa c'era già anche prima, ma da qui faccio veramente presto a fare tutto. Per quanto riguarda le altre cose del menu, le gesture sono rimaste invariate come prima, il display ha sempre le stesse funzioni di prima e opzioni, cambiano un pochino il menu delle notifiche, che è un pochino più stringato come menu, ci sono le varie notifiche dedicate alle varie applicazioni e c'è sempre la modalità una mano, c'è sempre il secondo spazio, il blocco app, i permessi e tutto quanto, quindi cambia un po' la fluidità, la grafica, mi piace molto la barra della luminosità così, che è più facile anche da gestire, e poi la barra del volume che vedete come diventa più cicciona qui all'esterno e mi piace molto le impostazioni che ci sono allegate alle varie impostazioni sul volume che io posso modificare da qui e attivare anche la modalità non disturbare, vedete c'è anche il conto alla rovescia, è molto comodo, la fluidità guardate è massima, veramente io sono molto soddisfatto di questa mia i10, la sto ancora scoprendo perché l'ho installata da 2 giorni, però se avete delle domande fatecele, se avete delle richieste particolari fatecele e spero che questo breve tutorial sia stato chiaro per tutti. Ci vediamo al prossimo video e un salutone da Pasqui e da China Deals. Continuate a seguirci e mettere like. Ciao ciao ciao!